Stefano Salvatore, il tuo secondo gol, tra l'altro importantissimo perché ha consegnato i 3 punti alla squadra contro il Fossombrone. Ti eri sbloccato all'andata e adesso hai segnato. Però non finisce qui, No, no. 5 gol, vuoi andare Certo. avanti. Raccontacelo. Sono contento per il gol e per la squadra e sono contento soprattutto per il mister, per lo staff, per i tifosi, per Chiedi e tutto lo staff. Ti sei inserito da perfetto bomber. Su un cross bello ma difficile da controllare. Di testa poi. Non ho visto la palla che andava dentro, mi sono buttato, cioè, sono andato, mi sono buttato e ho fatto gol. Allora, l'andata, se non erro, il gol è arrivato con un colpo di testa inserito e poi ha messo il pallone di testa sotto Sì, la rete in sì, porta. sì. Questa volta, altro terzo tempo, diciamo, ho preso il giusto, vedendo il giusto e anticipando il Sì. difensore. Ti piace giocare in campo aperto? Sì, sono uno che si butta sempre tra le linee, si inserisce tra gli spazi, sì. È Niente. andata bene, Sì, siamo contenti. 2 vittorie di fila, possiamo dire che ormai la salvezza è in tasca. È difficile parlare del Chieti di salvezza per come erano gli obiettivi iniziali, però adesso vi sentite dopo 2 vittorie consecutive un po' più sollevati? Adesso avete davanti sì, l'obiettivo dei playoff è a portata, però intanto ce la giochiamo con una pressione anche diversa, perché comunque il 2024 è realizzato veramente in maniera disastrosa. Sì, noi dobbiamo continuare così come abbiamo fatto in queste 2 partite, con la fame, la cattiveria che ci abbiamo messo e poi quello che è successo rimane dove sta. Quindi noi proseguiamo per il nostro cammino e niente. Senti Stefano, prima il tecnico Luiso che ha parlato prima di te ha detto che è stata una partita molto intensa, maschia. È così? Sì, è una partita complicata. Comunque loro sono belli organizzati, giocano bene. Noi siamo stati lì sul pezzo e appena abbiamo avuto la possibilità abbiamo fatto gol. Un tiro, un gol, possiamo sintetizzare così, perché nello specchio della porta voi avete fatto un Abbiamo tiro. creato, abbiamo Avete creato, creato, abbiamo sì. creato un tiro, non mi ricordo bene, però comunque Una abbiamo dedica per creato. questo 5° gol c'è oppure ormai? No, è la dedica per la mia famiglia sempre e la squadra.